E bella a tutti ragazzi, qua Righi che vi parla, bentornati in questo nuovo video di Salva il Mondo. Sicuramente vi siete accorti dal titolo della copertina di che cosa stiamo parlando. È una cosa grande, 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 cosa che non avevo mai fatto, non avevo manco idea di fare. Ebbene sì, oltre a uno sbaglio che ho fatto, cioè andare a potenziare per errore un perk, quindi renderlo viola viola blu blu del mio progetto moddato, ho cambiato anche l'elemento, l'ho reso natura. E oltretutto ho scoperto delle cose grosse, addirittura che posso fare tante tante potenze diverse VPL, così da craftare milioni e milioni di potenze diverse, cioè potenze di perk change diversi. Ed è proprio da questo che, ragazzi, mi è venuta la voglia di fare un po' come fanno tutte le persone che hanno un progetto moddato, di iniziare a fare delle versioni a pagamento di quest'arma, a bassi prezzi, ma proprio bassissimi. Parliamo comunque di armi 1-1 venduti a 1,50 euro, capite? Se volete qualcosa di questo progetto, quindi qualsiasi quantità di armi, tutte per change, e quando dico per change vuol dire che se la tua versione ha questi perk, dopo ne crafterò un'altra, che questo perk sarà diverso e così via. Non cambierò i colori dei perk, ma cambierò i perk che ci sono dentro, tranne l'elemento, ma per il resto li cambierò tutti da rendere così tante versioni differenti. Quindi ragazzi, link in descrizione del Telegram per entrare e allo stesso tempo contattarmi se volete qualche craft da questo, ovviamente pagamenti PayPal e così via. Per il resto sono molto contento. La versione natura è molto figa, addirittura non me la sono neanche ancora craftata per me, quindi diciamo che devo ancora fare la mia versione, diciamo, personale. L'unica cosa che sappiamo tutti che per andare avanti questa tipologia di mestiere con un progetto moddato bisogna avere tante di queste. Ma tante, tante, tante. E parliamo delle chiavi, i rivantaggi. Però piano piano si fanno, tipo ieri già ne ho fatte 2000. Questa, ragazzi, diciamo, era l'unica cosa di cui volevo parlarvi. Per il resto, notizia inaspettata. Comunque il bot per cambiare build funziona di nuovo, infatti da titolo e copertina avrete anche capito ciò, oltre a questa novità qui. Quindi non ho fatto il video sulla nuova mettiti in marcia e vi faccio anche vedere il suo modificatore è sugli scudi. Gli scudi degli eroi aumentano e si rigenerano più velocemente. Diciamo che non è che cambia molto quando si va ad utilizzare il bot cambiando più velocemente build, sale un poco più velocemente, ma nulla di che. Per il resto funziona ancora il cambio di build, quindi tanta 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 roba. Ora ragazzi, ripeto, come ho detto anche nelle live precedenti, domani ci saranno i lama di compleanno, quindi ragazzi preparatevi, il 21 alle 2 ore italiane, lama di compleanno. Speriamo in bene, speriamo anche dei biglietti, perché non è ancora certa la storia dei biglietti che vengano utilizzati quelli di questa comunque stagione di lama da paura anche per comprare quei lama lì, quindi vedremo poi. E niente. Qui direi che è tutto bella regà, queste erano tutte le notizie di oggi, addirittura pure la storia dell'arco, quindi se ne avete bisogno entrate nel Telegram nella descrizione. Grazie alla visione e a stasera in live ore 9.